schifo, è uno schifo, è uno schifo, ma pure col Frosinone, andiamo a pareggiare, pure col Frosinone non chiudiamo una cazzo di partita, andiamo avanti 1-0 e non ne chiudiamo una, non ne vinciamo più una, è un mese che vai in vantaggio 1-0 e ti fai rimontare, sempre, te la mettono qua, sempre all'ultimo secondo, e con la Roma all'86esimo e oggi all'89esimo e poi ovviamente fino a Monti che in 20 anni di carriera non lo rifarà più quel gol e fa il fenomeno solo con noi, tanto i primi gol in seriali segnano tutti con noi e tanto Pinamonti non aveva mai segnato in Serie A e guarda che gol fa, poi anche un pochino la fone, lì si poteva magari svegliare, ma porca miseria, ma non gestiamo una partita, non ne chiudiamo una, abbiamo avuto una quantità incredibile di occasioni nel secondo tempo e non siamo riusciti a chiudere questa cavolo di partita, e nelle ultime 4 partite ragazzi siamo andati 4 volte in vantaggio 1-0 ed è sempre finita 1-1, sempre, e non vinciamo più qua ragazzi, non si vince più, e vogliamo andare anche in Europa, ma mi spiegate, ma come cazzo si fa, ma vogliamo andare pure in Europa, come sta classifica arriviamo con questa media, e continuiamo a pareggiare, con la Roma va in vantaggio, non ne approfitti, non la chiudi, e ti pareggiano, e col Frosinone hai avuto occasioni per tutta la partita, 8 tiri in porta, loro hanno fatti 3 tentativi della Fiorentina, 13, loro 4, però non la chiudiamo mai, oggi un sacco di occasioni per chiudere, è ovvio, perché se non chiudo una partita, se la lasci sempre in bilico, è ovvio che ti puniscono, col Cagliari la stessa storia, col Torino la stessa storia, sempre questo cavolo di 1-1, e non ci schiodiamo da lì, arriviamo alla sosta, sempre lì, che a forza di fare i gini, altro che Europa, a forza di fare i giri ragazzi, ma via, tanto quel paracarro di Simeone continuano a mettere Pioli, perché c'è Vlahovic che è entrato in campo subito comunque pimpante, che ci provava, e invece continui a mettere Simeone, ma bravo, continua imperterrito a mettere Simeone, continua pure a mettere Simeone, che vedo che stasera un bel tiro parato da Sportiello e poi 85 minuti di niente, allora il tuo obiettivo è farmi saltare i nervi Simeone, perché già mamma mia, ma c'è una velocità ragazzi, manco cappuccetto rosso è così lento come Simeone, c'ha delle velocità bradipiche, un bradipo andrebbe più veloce di Simeone, e con quella corsetta lì, e io mi impegno, corro, vedi quando arrivo a Firenze, io lotto sempre per il posto, alla faccia di quanto lotta Simeone, tanto l'unico a lottare ragazzi è sempre Chiesa, l'unico giocatore in questa Fiorentina, infatti l'anno prossimo andrà via sicuramente, perché per questa Fiorentina scarsa Chiesa è 100 volte superiore alla media di tutti i giocatori. Chiesa, Veretù e Benassi segna ancora, cioè ragazzi, Benassi ha fatto 5 gol, cioè se non ci salvava Benassi in tante partite non avremmo mai segnato, e poi non segniamo più, perché segniamo un gol a partita, perché l'attacco fa pena. Piazza ancora una volta ragazzi, Piazza ha fatto schifo anche stasera, ma io allora a questo punto non mi chiedo perché non metti Miralles, anche lui quando è entrato comunque ci ha provato, ha condotto dei contropiedi. Veretù ancora bene ragazzi, tanto sono bene soltanto sempre gli stessi
Sempre gli stessi. Poi la difesa non ha particolari colpi sul gol, ma che cosa non c'è da recriminare? Cioè, non è tanto il gol preso. Lì forse la Fon poteva essere leggermente più reattivo, però ragazzi ha fatto un gol che davvero in 20 anni di carriera non rifarà mai più Pinamonti. Cioè, un tirino lì a caso che gli è andato puto a caso proprio all'incrocio dei pali. Ma è la colpa è che lasci sempre la partita in bilico, non la chiudi mai. È ovvio, è ovvio. È ovvio che ti vanno a punire alla fine. È ovvio che sarai punito. È ovvio che sarai punito. Comunque, una prestazione anche oggi, insomma, 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 insomma. Cioè, nel primo tempo sfortunati, il palo di Biraghi, su cross di Biraghi e poi il rischio autogol. L'occasione per Simeone, diciamo, è ovvio che comunque noi abbiamo avuto più occasioni del Frosinone. Però, ragazzi, se non la butti dentro, se non la buttiamo dentro, non andremo lontano, ragazzi. Non andremo da nessuna parte. E speriamo che finalmente arrivi la sosta, ragazzi, perché se no qua, ragazzi, non si va avanti, veramente. Veramente. Non si va avanti perché a forza di pareggi, ragazzi, non si arriva in Europa e non si arriva neanche a metà classifica. E poi abbiamo affrontato squadre non esaltanti perché col Cagliari in casa dovevi vincere. Oggi a Frosinone, se lotti per l'Europa, la devi vincere a Frosinone, la devi vincere allo Stirpe. Contro la Roma in casa, se ti si mette così la partita, comunque la devi vincere. A Torino ci sta il pareggio, perché comunque il Torino ha giocato meglio. Come con la Roma ci può stare il pareggio, però col Cagliari e il Frosinone erano due partite da vincere, ragazzi. Cioè, se non vai a vincere queste partite, è ovvio che poi in Europa non ci vai. E poi perdi punti importanti. Sono questi i punti da fare. Non sono tanto la super prestazione con la Juve, perché i tifosi fiorentini si fossilizzano su quella partita della Juve. Fanno una grande prestazione con la Juve, poi magari per perdere, poi magari vincono la vittoria dell'anno e poi non arriviamo in Europa League. Ma io preferirei mille volte perdere con la Juve perché ci sta, perché ci sta, perché la Juve punta a tripletti, perché la Juve è superiore a te, quindi ci sta di perdere. Ci sta di perdere con l'Inter, ci sta di perdere con Napoli, ci sta di perdere con la Roma, ci sta di perdere con il Milan, con l'Inter, con tutte le big. Però queste partite, ragazzi, per andare in Europa le devi vincere, perché alla fine per andare in Europa League una sessantina di punti li devi fare, almeno insomma 55-60 per andare a preliminare, tutti gli anni li devi fare. E quindi andando avanti di questo passo a quella quota, ragazzi, non ci arriveremo veramente mai. E voi, ragazzi, lasciate tanti mi piace al video, condividete questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, qua casca tutto. Lasciate tanti mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E comunque, ragazzi, forza Viola. Non c'ho veramente da dire altro, ragazzi, mi cascano veramente le braccia, non c'ho più parole. E noi arrivederci, ragazzi, al prossimo video. Forza Viola, dai!